Benvenuti, miei cari, ai racconti della strega. Al mondo ci sono decine di abitazioni infestate, eppure ogni edificio ha qualcosa di nuovo e diverso dagli altri. In Kansas non c'è dubbio, la casa più infestata della nazione è la Sally House. Buoni brividi! Molti studiosi hanno effettuato ricerche scientifiche su questo luogo e non è raro che ancora oggi si vedano persone che misurano campi elettromagnetici nel giardino o compiono esami su terreno e pietre. Per forza di cose, la Sally House è diventata una delle attrazioni più importanti di Hutchinson, nel Kansas, ed è stata oggetto di molti documentari televisivi. Il nome dell'abitazione non è Sally House, ma è quello attribuitole per i terribili fatti avvenuti. Si trova al 508 di Second Street e la maggior parte degli abitanti crede sia abitata da almeno due spiriti maligni. Sally House fu costruita nel 1867 e fu acquistata da un uomo di affari di nome Michael Finney, che si è trasferito con sua moglie, due figli e una figlia di 6 anni chiamata Sally. Poco dopo il loro arrivo, la piccola Sally iniziò a comportarsi in maniera piuttosto anomala e diceva di avere paura delle persone nere che la venivano a trovare in camera di notte. A causa dei numerosi avvistamenti della bambina, i genitori iniziarono a pensare che avesse qualche problema neurologico. Il padre era un dottore e, contro il volere della moglie, iniziò a pensare ad un luogo di cura dove portarla per non rovinare la sua reputazione. Ma prima di continuare il racconto, uno strano commento fu mandato da un anonimo alla redazione della trasmissione americana E Hunting, dopo che fu trasmessa la puntata che parlava della Sally House. Potrebbe spiegare tutto come nulla, non è possibile verificarne la genuinità, ma è molto eloquente. Sono stato in quella casa da ragazzo quando un mio amico ha vissuto lì. Ho sperimentato sulla mia pelle quello che succede al suo interno, come tende che hanno preso fuoco da sole in camera da letto, graffi che apparivano sul mio corpo senza che toccassi nulla e urla che provenivano dal pavimento. La storia che conosco dice che il proprietario era un medico che aveva rapporti con la cameriera afroamericana che portò alla luce di una bambina di nome Sally. Quando aveva circa 6 o 7 anni si ammalò di appendicite, ma poiché la bambina era mulatta, il dottore non voleva che nessuno sapesse di Sally e si rifiutò di portarla in ospedale. Lei morì e sua madre, la cameriera, per la rabbia attaccò il dottore, che però la uccise con il suo bastone. Sally e sua madre rimasero come spiriti in quella casa. La madre prova ancora rancore per la morte della sua bambina ed è colei che attacca i visitatori. Sally è un fantasma buono e cerca di giocare con i bambini che si avvicinano alla casa. Nessuna famiglia rimane molto a lungo a causa degli attacchi violenti che avvengono quasi sempre ai maschi adulti.
Sospetto che il medico abbia seppellito i corpi di Sally e sua madre da qualche parte nel locale o nel seminterrato. La casa rimase in possesso della famiglia fino alla morte di Charles Finney, discendente dei Finney, avvenuta nel 1947. Poi fu affittata a studenti diverse volte, ma la gente non è mai rimasta a lungo in casa. L'unica persona che sembrava tollerare le attività sovrannaturali era un uomo di nome Ethel Anderson, che ci visse fino agli inizi degli anni 90, ma fino a quel momento non si è mai saputo se effettivamente ci fossero entità nella casa, perché non esistono documenti o persone disposte a parlare della loro esperienza. Questo però fino a prima di Tony e Debra Pickman, i successivi proprietari della casa di Finney. La reputazione della Sally House cominciò a diventare popolare proprio dopo il loro insediamento. Tony Pickman ha subito diverse ferite sin da quando la sua famiglia si è stabilita nella casa. Lui sembrava il bersaglio principale dei fenomeni aggressivi, mentre gli altri membri della famiglia si limitarono a vedere ombre, oggetti cadere dagli armadi o a sentire qualche urlo o rumore inquietante nelle pareti, ma mai aggressioni fisiche come capitavano all'uomo. Graffi, lividi e persino veri e propri tagli apparivano sul suo corpo quasi ogni settimana. Ciò portò l'uomo a chiedere aiuto a gruppi di investigatori del paranormale. Oltre a Tony, quando furono condotte le ricerche nella casa, diversi altri individui furono bersaglio di attacchi, ma nuovamente a subirli erano solo maschi e mai donne. Gli investigatori che hanno visitato la casa hanno riportato lesioni minori, tagli e ustioni durante il loro soggiorno e ciò portò alla conclusione che ci fosse una presenza demoniaca all'interno delle sue mura. Oltre agli attacchi, hanno anche visto apparizioni, oggetti volanti, mobili smossi, versi bestiali, urla femminili, oggetti misteriosi che apparivano e scomparivano in punti casuali della casa. La prima grande indagine sulla Sally House è stata condotta nei primi anni 90 dalla trasmissione televisiva Sightings. Successivamente la fama si ingigantì e da quel momento parecchi psichici e ricercatori paranormali hanno tentato di scoprire i segreti della casa. Ci fu anche chi provò a usare, oltre agli strumenti elettronici, tavole Ouija, cristalli e pendoli per contattare le entità, ma tutto ciò che ottennero furono aggressioni da parte di forze invisibili e inquietanti. Il Kansas Paranormal Group proprio negli ultimi anni si è interessato del caso e i ricercatori del team oggi affermano che oltre all'anima della piccola Sally ci sia anche una donna di mezza età che sembra essere artefice degli attacchi più spaventosi. Sebbene quel messaggio che vi ho riportato prima non trovi riscontri documentati, pare però che combaci con le conclusioni di molte indagini effettuate dentro e fuori la Sally House. Stando a quello che sappiamo, forse è davvero la casa più infestata del Kansas.
Miei cari, la storia della Sally House è davvero particolare e un po' diversa da altre storie, perché in questo caso è davvero molto documentata e sono impressionanti le foto dei graffi e dei lividi che ha lasciato questo spirito addosso agli uomini. Voi che idea vi siete fatti? Fatemi sapere nei commenti se secondo voi uno spirito può davvero fare una cosa del genere. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video. Vi ringrazio e mi raccomando, buoni brividi!